Passi avanti importanti per il Day Hospital Oncologico dell'ospedale Liopò, voluto da Rotary Casalmaggiore Liopò e finanziato con 80.000 euro da Fondazione Cariplo, cui si è aggiunta la donazione di 80.000 euro da parte del gruppo Saviola, 125.000 euro a finanziare il 90% dell'importo totale dal GAL Terre del Po e 20.000 euro da Fondazione Comunitaria. Si sono aggiunte le donazioni fatte da cittadini e associazioni attraverso il sostegno degli amici dell'ospedale Liopò, tanto che al raggiungimento dell'importo complessivo di 450.000 euro mancano poco più di 50.000 euro. L'avanzamento dei lavori, il cui direttore è l'ingegner Fabio Poli, in corso da parte della ditta Amadini per le opere murarie e della Valle Giardini per la parte verde, è confermato da Francesco Ferron, che spiega i tre blocchi del lavoro: il giardino, a sua volta suddiviso tra interno ed esterno per rendere più accogliente il luogo di cura, le opere murarie del reparto vero e proprio e l'acquisto di nuovi arredi. Allora, ecco, in quest'area qui, ecco, qui ci sono delle aiuole, ecco, che praticamente sono quattro grandi aiuole, ecco, che verranno poi piantumate con, diciamo, arbusti, essenze e piante di diversa natura, ecco, in cui esiste anche una vasca, diciamo, che ha la proprietà di creare del fango perché gli uccelli possono riuscire a fare costruire poi i nidi. Qua sarà la nuova reception. Ecco, quindi una reception che sarà molto aperta, molto luminosa, perché poi sarà tutta colorata. Ecco, qui c'è uno spazio in cui ci sarà una pianta un po' a simboleggiare il giardino. Ecco. E poi entrando nel corridoio lì ci saranno i reparti di cura. Totale. In totale ci sono 8 poltrazioni in poltrona e 6 letti.